Per esempio, nel cortile d'onore di quest'anno è dell'artista Giovanni Buonfiglioli di Castel San Pietro Terme, e direi che è un presepio con i suoi colori e le sue posizioni molto familiare, ci si riconosce molto facilmente in questa rappresentazione. Tra l'altro va subito detto che è di terracotta, è stato fatto appositamente per questo Natale, non si sapeva che però il Natale, quando fu commissionato, sarebbe finito così, diciamo, in questa chiusura parziale. Però parlando del presepe, mettiamo in evidenza i personaggi. Cominciamo in un certo modo, dal punto di vista, mi viene da dire, cronologico, l'asino e il bue. L'asino e il bue invano li cercheremo nei Vangeli canonici, però vengono dentro nelle rappresentazioni presepiali da subito, e per via di un versetto di Isaia 1:3, dove appunto il bue riconosce la greppia del suo padrone, l'asino la mangiatoia del suo possessore. I padri della Chiesa lessero quel versetto come: il bue rappresenta gli ebrei che portavano con pazienza da secoli il giogo della legge mosaica, l'asino rappresentava tutti gli altri popoli che erano tutti politeisti e quindi portavano la soma, il peso dell'idolatria, come l'asino porta il peso. E ovviamente non può mancare il bambino. Quindi voglio dire, il presepio minimale, simbolico, che comprende già tutti, è asino, bue e bambino. Difatti sono le più antiche rappresentazioni presepiali nelle catacombe. Il bambino, va detto subito, è un bambino tranquillo, addormentato. Avevamo pensato di chiamarlo presepio della speranza fin da prima del primo lockdown, proprio perché ci è venuto in mente che quel bambino diventato adulto, diciamo 33 anni dopo, avrebbe dormito tranquillamente alla poppa di una barca in un mare in tempesta sul lago di Tiberiade, e agli amici che vanno a dire: ma guarda, qui siamo perduti, e tu tranquillo dormi, lui dice: proprio non avete fede. Cioè richiama quindi il presepio della speranza, la speranza certa che appunto Gesù risolverà la situazione. Quindi questo bambino in questo momento pandemico, dove siamo tutti piuttosto tesi, dorme tranquillamente con la stessa, diciamo, atteggiamento che dormiva nella barca nel mare in tempesta. Penserà lui a chetare le acque. Poi abbiamo ovviamente la Vergine e San Giuseppe. La Vergine, da notare che è seduta in atteggiamento pensieroso, sta guardando, però ha in mano una vestina pronta per il bambino, su cui ha ricamato delle linee rosse, nel senso del colore della misericordia, ma anche del martirio che Gesù dovrà subire per il riscatto dei nostri peccati, l'oro, la regalità di Cristo, e il bianco, terzo colore che caratterizza le divinità, è la stessa veste che il bambino ha addosso nella mangiatoia. Bambino posto su una mangiatoia, nasce in una città che si chiama Betlemme, che vuol dire casa del pane, e lui è stato proprio posto dove gli animali trovavano il loro cibo. Profeticamente è destinato a diventare nell'Eucaristia cibo per gli uomini. Quindi il presepista fa tutta questa ricerca, diciamo, catechetica, e anche prima di affrontare la modellazione in terracotta di queste statue. Giuseppe, faccio notare, è l'unica figura stante, in piedi, appoggiata a un bastone nodoso, e che sta guardando la Vergine, quindi nell'atteggiamento proprio del custode di Maria e del bambino. Non a caso l'enciclica di Giovanni Paolo II, Redemptoris Custos, cioè appunto la sua importanza come colui che sovraintende, che protegge la giovane mamma e il bambino come padre putativo. Siamo nella chiesa di San Giacomo Maggiore, che ospita un bellissimo presepio con le statue di Cesarino Vincenzi. Siamo in questo caso con statue in terracotta. Ne approfitto di nuovo per dire che la terracotta
è il materiale principe della statuaria bolognese, che non possiede cave di marmo e quindi invece ha moltissima argilla. Da notare in questo presepio, dove ancora come tradizione il bambino verrà posto solo dopo la messa della mezzanotte, quest'anno un po' prima, comunque la culla è vuota, però sulla culla c'è una luce intensa, ed è l'unica luce forte a proprio a significare che verrà una luce nel mondo, ed è venuta una luce nel mondo, Cristo la vera luce, colui che ha aperto la strada per tornare al Padre e continuamente la illumina e la indica. Notiamo un'altra cosa sulla culla, che anche quella è molto simbolica: la culla ha un aspetto pentagonale e quindi 5 sono le piaghe, rimanda già alle piaghe di Cristo in croce, e ha non solo ma anche la forma di una bara, e quindi diciamo profetizza che quel bambino morirà per i peccati degli uomini. Gli atteggiamenti che vediamo in questo caso della Madonna e di Giuseppe sono diversi da quelli che abbiamo visto nel presepe in comune. Entrambi, soprattutto la Vergine, sono in preghiera. La Vergine poi addirittura ha un atteggiamento, guardate il volto, adorante nei confronti del bambino, e anche Giuseppe è in posizione di riposo, di preghiera, con il bastone che gli è servito quando, muovendo da Nazareth, è venuto a Betlemme per censirsi. Asine e bue, abbiamo già detto, asine e bue rappresentano l'intera umanità. Vale una curiosità: in una conversazione che ebbi con l'autore abbastanza anni fa, e appunto mi spiegava che ognuna di queste statuine è il ritratto di un bambino o di un parente, di un paesano, io gli dissi: beh, gli animali invece no, dice, e anche il bue è il ritratto del bue di uno zio. Abbiamo due mamme che hanno portato i loro tre bambini e che rappresentano la tradizione, perché appunto li hanno portati e stanno insegnando ai loro bambini che Gesù va pregato. C'è il pastore che sta venendo con le pecore, ha risposto all'annuncio dell'angelo, solletico, si è messo in moto ed è rivolto verso la capanna. C'è anche la massaia che è al tavolo della cucina. Questo a dire cosa? Che in un presepio ognuno di noi, con l'attività che svolge, è presente. Siamo tutti nel presepio, frase non mia, ma che per esempio il cardinale Biffi ha ripetuto molte volte. Abbiamo anche un personaggio inginocchiato, quindi la devozione, ed è il volto e il ritratto del parroco di Cesarino Vincenzi all'epoca appunto in cui l'autore ha modellato queste statuine. Da notare che sono vestite con gli abiti che ancora al finale della prima della seconda guerra mondiale, immediatamente dopo, che è l'epoca in cui queste immagini sono state modellate, venivano utilizzate in campagna, e anche i maschietti avevano un grembiule e non avevano ancora i calzoncini. Quindi a mio parere quelle di Cesarino Vincenzi sono le statue monumentali più moderne dal punto di vista del vestito. E ne approfitto per dire che quando noi guardiamo un presepio antico non pensiamo che sono vestiti come i contemporanei dell'autore che ha modellato quel presepio, ma le vediamo come una cosa storica. Non è così per i contemporanei, perché la gente voleva vedersi nel presepio. Anche di questo presepio in San Petronio di Luigi Enzo Mattei possiamo dire alcune cose che abbiamo già visto in presepi precedenti. Innanzitutto la figura stante di Giuseppe in atteggiamento protettivo nei confronti della Vergine e del bambino. Bambino che, come vedete, è ancora velato, perché come vuole la tradizione, anche qui, come abbiamo visto in San Giacomo Maggiore, verrà svelato la notte di Natale,
dopo la messa alla mezzanotte verrà appunto scoperto, essendo il bambino sagomato, modellato insieme alla culla, quindi non lo si poteva togliere come hanno fatto in San Giacomo Maggiore. La Vergine è in atteggiamento di preghiera e quindi ci insegna quale atteggiamento dobbiamo avere nei confronti di Gesù. Tra l'altro questa è una regola in tutte le rappresentazioni in cui c'è la Vergine. L'atteggiamento che lei tiene nei confronti del figlio, anche quando il figlio è adulto, è un atteggiamento catechetico nei confronti dei fedeli. Ne approfitto per dire che l'arte sacra non decora mai, ma istruisce sempre, è sempre catechesi. Vorrei anche far notare che la stella cometa ha 5 punte, e non è un caso, tutte le nostre stelle, anche quelle dei presepi caseretti, hanno 5 punte. Ma forse non tutti sanno che le 5 punte simboleggiano le 5 piaghe di Cristo in croce, e in questo caso l'autore ha anche la coda, è composta da 5 raggi, quindi un rimando profetico al destino di questo figlio che è la luce del mondo e che è venuto appunto per riscattare il peccato originale e insegnare agli uomini come si torna al Padre. Abbiamo 2 atteggiamenti di preghiera nei genitori. La Vergine ha le mani giunte e le mani vengono congiunte all'epoca di San Bernardo di Chiaravalle, al punto che alcune agiografie della sua vita accreditano a lui e ad aver insegnato ai suoi monaci cistercensi di congiungere le mani in preghiera. Invece Giuseppe ha la mano sul petto ed è il modo di pregare che precedeva, oltre a quello delle mani allargate, precedeva la congiunzione delle mani, che in questo caso appunto la Vergine. I colori: la Vergine ha un manto azzurro che ricorda il fatto che anche nelle litanie e nei misteri del Rosario regina del cielo. Gli abiti invece, i colori degli abiti di Giuseppe sono quelli dell'uomo, a cui però si è sovrapposta una dignità, diciamo così, una dignità celestiale, il rosso, che è il colore della misericordia divina, quindi una dignità appunto che gli deriva dall'essere stato fedele nel suo compito di protettore della Sacra Famiglia.